Veramente, sì. Questo matrimonio si doveva fare, sa da fare, si è fatto? Sì, si è fatto, sono contento, sono felice, sono orgoglioso. Diciamo che i contatti ci sono stati fin da subito, da poco dopo Sant'Arcangelo, e sono proseguiti intensamente per tutta la trattativa fino a che poi è arrivata la firma e tutti e due, sia io che la proprietà, voleva fare questo matrimonio, mettiamola così, e io sono strafelice, loro credo lo stesso, e quindi diciamo che è un amore che continua, perché per me sapete quanto è importante star qua, sapete quanto è importante continuare a indossare questa maglia, nonostante tanti momenti belli e brutti, perché fanno parte del calcio, però sono felice e sono contento di star qua e di aver ricominciato. Ma c'è stato qualche problema durante la trattativa? A un certo punto sembrava che forse... Ma no, non c'è stato nessun tipo di problema. Sappiamo che le trattative sono così, ci sono state da sistemare alcune cose, ma non c'è stato alcun problema e mai avuto il pensiero di cambiare la mia idea. È sempre stata una, l'ho sempre ribadito, e quindi sono felice, abbiamo firmato e sono contento. Puoi confermare una trattativa magari con lo Spezia di Marino? Ma è inutile di star parlando di quello, magari qualcosa c'è anche stato in generale, proprio non c'entra lo Spezia, parlo in generale, ma quando io do una priorità a qua, diciamo, era l'unica mia intenzione, l'unico mio pensiero era questo. Poi se questa trattativa non ci fosse stata o non si fosse concretizzata, sicuramente mi sarei guardato intorno, ma la mia priorità è sempre stata questa qua, quindi non c'era da pensare a nessun altro. Certo, non so se lo sai, ma insomma, la prossima volta che tu scendi in campo in una partita ufficiale è la 200ª volta con la maglia di Vicenza. Comincia ad essere un numero considerevole, ecco. Cioè, 200 presenze, tra l'altro, a maggior ragione per un gruppo che per l'ennesima volta, dal punto di vista Vicenza, ha pochissimi elementi di continuità, ecco. Sì, lo sapevo. Siamo sempre là, io sono orgoglioso, sono felice di quanto ho fatto e di quello che voglio continuare a fare qua. Sicuramente è un numero importante, perché comunque nel calcio di bandiere ce ne sono più poche. Non penso nemmeno a quella cosa là, penso al fatto che io posso ancora dar tanto a questi colori, posso dar tanto ancora a questa maglia, fino a che continuerò ad avere quegli stimoli là quando entro dentro al Menti, per me c'è solo un pensiero, quello di aiutare la squadra a fare il meglio possibile, quindi sono orgoglioso di riuscire ad arrivare a questo traguardo qua. Ripensando alle 199 che ci sono state, quella che ricordi con più piacere, quella che invece magari vorresti cancellare, se si potesse. Parto dal cancellare, che credo che sia quel passaggio di Verona, che però sono stato messo in croce per un episodio che nel calcio succede tutti i giorni, cioè può succedere in tutte le partite, sicuramente ha sancito qualcosa che poi è stata la retrocessione, quindi magari sicuramente avrei potuto far meglio, ma è inutile continuare a dire che era il 90esimo, che ero stanco, stiamo parlando del nulla, quindi acqua passata. E il momento più bello, ce ne sono stati tanti di momenti belli, sicuramente l'ultima partita di Sant'Arcangelo forse è stata, dopo una stagione davvero travagliata, è stata forse la gioia più grande che io abbia potuto provare, perché significava quasi una liberazione da qualcosa da dove non c'era più uscita, quindi per noi è stato sicuramente un momento importante. Si diceva anche l'anno scorso, dal punto di vista di Vicenza, un gruppo rifondato, però quest'anno invece è arrivato in blocco un gruppo già solido e importante. È un po' diversa per te, per Bianchi, per eventualmente Giorgio, ci sarà, insomma, perché c'è il ricominciare, no? Diventate quasi voi quelli che si aggiungono. Beh, credo che sia proprio così. Sono io che devo adeguarmi al gruppo,
sono io che devo mettermi a disposizione della squadra, perché comunque c'è un gruppo che secondo me l'anno scorso ha fatto benissimo, poi ieri ho cominciato a conoscerli pian piano, qualcuno lo conoscevo. Credo che sia sicuramente una squadra che ha fatto bene, e parlando anche sia col mister che con Bizzotto che con il direttore, mi ha detto che è un gruppo sano, che lavora tanto, che rispetta le regole, e quindi sono io che mi devo mettere a disposizione loro e cercare di dare il meglio di me per dimostrare a loro che io posso stare in questo gruppo. Arrivo sicuramente con molta umiltà. Quella è la cosa più importante, credo. La fascia di capitano è ancora una priorità per te? Guarda, ho sentito anche la conferenza ieri del mister, io mi metto a disposizione della società, mi metto a disposizione del mister, mi metto a disposizione del gruppo. Sicuramente è una cosa importante, perché comunque me la sono sentita mia per un paio di anni, e sicuramente è un orgoglio continuarla, se sarà così, continuarla ad indossare. Poi sceglierà il mister, io non ho nessun problema con Nicola Bizzotto, anzi ci conoscevamo già da prima. Sarà la società, sarà il mister e sarà, credo, anche il gruppo a decidere chi dovrà essere. Ma come diceva il mister, credo che sia importante avere tanti leader che poi la domenica si facciano sentire. Primo impatto con questo nuovo? Molto, molto bello, e ho capito sin da subito che si deve lavorare duro, che bisogna stare tutti sul pezzo, perché poi quello che riporti in allenamento, quello che fai in allenamento, poi lo riporti in partita. Quindi sono davvero felice e entusiasta di far parte di questo gruppo e di iniziare questa nuova stagione, perché mi sento carico e ho tanti stimoli e ho tanta voglia di far bene. Il discorso della fascia vale anche per il numero 10, cioè hai già buttato lì che... Ma guarda, quello ne parleremo più avanti. Sicuramente è una cosa importante per me, anche se non è fondamentale, perché comunque sono cose secondarie dentro di un gruppo. Sceglieremo insieme alla squadra, non faccio mai niente le cose da solo, lo sapete, quindi quando sarà l'ora di decidere queste cose, lo decideremo tutti insieme. Senti, ricollegandomi al discorso della scorsa stagione, tu hai avuto un finale di stagione, 5-6 partite, dove hai avuto un rendimento superlativo. Io non ti chiedo cosa è successo in quel momento, piuttosto ti domando cosa deve succedere in questa stagione perché tu abbia sempre quel tipo di rendimento lì. Io credo che la testa faccia la differenza. Ho faticato all'inizio, ne sono consapevole. Cercherò di correggere i miei sbagli, tra virgolette, cercando di ricominciare come ho finito, perché credo di aver finito bene e credo di aver dato tanto l'anno scorso la squadra alla salvezza. Quindi lavorare duro, parlare il meno possibile e dimostrare in quel prato verde là che poi un giocatore possa fare la differenza. Questi credo che siano le cose più importanti da dove ricominciare. Anche perché le prospettive adesso sono molto diverse rispetto a Urbino della partenza per il ritiro dell'anno scorso, no? Sì, ma c'è una proprietà, prima, credo che abbia fatto benissimo, abbia fatto tanto calcio a Bassano, e quindi sappiamo che dietro a noi c'è una società solida, e quindi bisogna pensare solo alle cose di campo. L'anno scorso è stata un'annata a parte. Non ci vorrei nemmeno tornare solo, perché è stato davvero un anno duro, un anno difficile. Quest'anno bisogna solo pensare a fare i calciatori e ad aiutarsi uno con l'altro, che poi sono convinto che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni, perché siamo qui e sono qui per questo.